Benvenuti amici di Live Social, sono Gaetano, siete sintonizzati come sempre sulle frequenze di Radio News 24, pronti a raccontarvi storie, passioni e professionalità da ogni angolo d'Italia. Oggi andiamo a Milazzo, siamo in Sicilia e abbiamo con noi in collegamento l'architetto Marilu Bonarrigo. Benvenuta Marilu. Buongiorno Gaetano. Ciao, come va? Tutto bene? Tutto bene, perfetto. Sempre caldo qui. Ottimo, allora benissimo, sono contentissimo. Allora, Marilu, andiamo subito nel vivo della nostra chiacchierata, che poi è, diciamo, riprende un po' un discorso che già avevi fatto qui a Live Social, legato appunto all'architettura ecosostenibile. Ma non c'è architettura se non sappiamo qualcosa di più sul restauro ecosostenibile, dico bene? Perfetto. Praticamente, come abbiamo affrontato nella prima intervista, un architetto è quasi un pianificatore, è un progettista. L'edificio è come un corpo umano che quindi col passare del tempo subisce delle mutazioni, un invecchiamento e alla fine purtroppo anche la morte. Quindi basta stare attenti ai vari passaggi che vengono detti cicli. Che l'edificio, un edificio in generale, un edificio ecosostenibile può avere una vita più duratura come un essere umano del resto.